Sindacalisti metalmeccanici, influencer di una cultura della sostenibilità per la propria community di riferimento, ossia i lavoratori. Questa la sfida lanciata dalla FIM CISL Belluno Treviso direttamente dal congresso territoriale svoltosi a Cison di Valmarino, nel quale è stato riconfermato alla guida del sodalizio Alessio Lovisotto. Abbiamo posto l'accento sul tema della sostenibilità. Ne vogliamo diventare influencer. Un concetto declinato secondo il leader territoriale dei metalmeccanici della CISL come in primis l'esito di un percorso di evoluzione tecnologica avviato 10 anni fa con Industria 4.0, ma anche orientato alla transizione ecologica, alla trasformazione delle competenze, alle politiche industriali e nelle catene del valore e della fornitura. Su questo fronte viene ribadito dal sindacato, bisogna puntare a filiere che si devono accorciare come quella dei microchip vicino a casa. In questo momento l'economia del nostro territorio ha una difficoltà data ad esempio dalla difficoltà delle forniture per tutti i semilavorati che vengono poi assemblati nelle aziende del nostro territorio, e questa difficoltà rappresenta per noi uno scoglio, perché abbiamo nel corso degli anni perso una parte delle produzioni con la delocalizzazione. Il comparto della metalmeccanica, viene ribadito nel congresso, ha recuperato volumi e fatturato persi dopo il 2019, ma le incognite per la ripresa alla luce dell'esperienza pandemica non mancano. La metalmeccanica nella provincia di Belluno sta andando, direi, bene, nel senso che ha ordini, quindi ha la possibilità di crescere nei prossimi mesi, ha superato i problemi legati alla pandemia. È chiaro che su questo c'è una forte attenzione alle materie prime e quindi questo potrebbe generare talvolta delle difficoltà tra fare straordinari e la convivenza anche con la cassa integrazione, perché se non arriva la materia prima le aziende devono fermarsi.